Bentornati. Oggi io e il mio amico qui vi parleremo di una terribile piaga che infesta chi inizia a voler disegnare la figura. La tremenda piaga delle spalle a tubo di gomma. Dicesi spalla a tubo di gomma, quello sgradevolissimo effetto che si presenta quando voglio disegnare una spalla senza minimamente considerarne l'anatomia. E a quel punto sembra il braccio sembra innestato sul tronco come fosse un tubo di gomma che esce da una cisterna. Per disegnare correttamente la spalla, e il braccio quindi, devo assolutamente tenere presente l'anatomia. Per disegnare correttamente una spalla dobbiamo tenere presente quello che si chiama cingolo scapolomerale, cioè le ossa attraverso le quali il braccio è attaccato al torace. E sono fondamentalmente due ossa, la clavicola e la scapola. Vediamo la scapola vista da dietro. Voi la conoscete, avete un'idea pressappoco di come sia, ma io voglio che la conosciamo un po' più approfonditamente. Come è fatta? Ha una forma a scudo, pressappoco ce l'avete presente, no? Ecco qui, poi varia chiaramente da persona a persona, qui c'è la cavità dentro cui si articola l'omero, l'osso del braccio, così ci capiamo. Qui c'è una cosa importantissima, da qui parte la spina della scapola che sale, passa davanti e gira e fa questo movimento importantissimo, fondamentale. Poi va qui e si vede in maniera più o meno varia, insomma, qui esageriamo. Aspetta, mi è scappata la mano. Qui sul bordo mediale. Qui vado giù. Qui potrei intravedere una cosina che poi vedremo dopo. Allora, una cosa di questo genere. Questo punto è fondamentale, un po' più basso. Questo punto è essenziale. Perché? Vediamo da davanti. Da davanti cosa succede? Abbiamo lo sterno, che è il centro del torace, precisamente al centro del manubrio sternale, una forma di questo tipo, non scende giù, è quell'osso piatto che avete al centro del torace, dietro il quale c'è il cuore. Qui cosa abbiamo? Facciamolo di qua. Qui parte la clavicola, che ha una forma un po' a manubrio di bicicletta, può avere una direzione abbastanza varia. Fatti questo. Notate qui, ve lo accenno, qui c'è quella che si chiama fossa del giugulo, cioè la fossa che avete al centro, la base del collo. Qui ci sono i tendini dei muscoli. Qui no. Qui cosa succede? Io vedrò questo. Intravedrò l'acromion che si lega alla clavicola. Scusate, intanto mi perdo. Parlare e disegnare insieme ha delle difficoltà, ve lo confesso. Questa passa dietro, quindi io vedrò una cosa di questo genere. Qui ci sarà sempre l'articolazione che andrà giù, immaginate, eh? Di questo qua. Qui succede, c'è una cosina qui, una specie di dente che si chiama processo coracoideo, a cui si attaccano vari tendini del bicipite, di vari muscoli. Serve apposta per fare da punto d'appoggio, diciamo così, ai vari muscoli. E poi qui
sistemata, diciamo, estetica. Qui si attacca all'omero. Ora, calcolate che chiaramente lo sterno è davanti, la scapola è dietro, qui c'è la gabbia toracica, la campana della gabbia toracica, qui c'è lo sterno che determina tutta la forma di questa campana più o meno stretta. Ora, ma parliamo di questo. Cosa succede? I muscoli che determinano la forma della spalla girano intorno a questa, vedete, questa specie di cerchio che passa, va da davanti, si collega, gira e arriva dietro. Qui tutto attorno si fissano tutti i muscoli e questo sporge in superficie senza muscoli. Questa parte qua spesso in alcuni si sente proprio ed è una specie di bozzettino che esce fuori. Qui cosa avrò? Intanto qui davanti, qui attorno, passerà il trapezio. Che farà? Muscolo molto ampio, ma da davanti vedrò una cosa del genere. Poi cosa vedrò? Tutto attorno, qua sotto, fa tutto il giro. Partirà il deltoide con i suoi capi, l'anteriore, il posteriore e il laterale, e si fisserà. Sull'omero, lateralmente. Qui è osso. Qui c'è un muscolo che va sopra, fa tutto il giro, qui è osso. E poi avrò il pettorale, che è un muscolo molto ampio, parte da qui, fa tutto il giro, sterno, torace, ha una forma a ventaglio, da qui scende giù e tutti, e convergerà in un unico tendine che si fisserà, fatto un po' troppo sotto, sempre a livello dell'omero. Vedete? Poi qui avrò altri muscoli, il brachiale, il bicipite, qui eventualmente a completare il profilo avrò teres major, teres minor e il grande dorsale. Ora, guardiamo un pochino che succede se cancelliamo la struttura sotto, o meglio se evidenziamo quello che abbiamo disegnato fin adesso. Sulla base di quello che abbiamo disegnato, avremo quello che si vede spesso, la linea qui della clavicola con l'acromion, il trapezio, poi le fibre del deltoide. Potrei vedere un profilo frastagliato a seconda di quale fibre sono più sviluppate, il laterale, il posteriore o l'anteriore. Qui avrò spesso una cosa di questo genere, una plica, o potrei avere una plica di questo tipo, che è data dal pettorale che si inserisce, passa dietro e si inserisce all'omero. Qui ho il capezzo, lo sto facendo al centro, un attimo di delirio. Qui avrò gli altri muscoli, adesso non approfondiamo la muscolatura del braccio, chiaramente, e qui avrò una piega di questo tipo. Qui, spessissimo, anzi sempre, avrò una fossettina, una fossa d'ombra, che è determinata dal punto in cui finisce il deltoide e inizia
il grande pettorale. E spesso guardatevi, toccatevi, c'è una sorta di fossetta che quando disegno spesso fa un piccolo triangolino d'ombra, che è importante saper rendere. Eccolo qui. In questo modo, conoscendo l'anatomia, io evito di disegnare quelle braccia, stavo dicendo braccia, scusate, la romanità a volte esce fuori, quelle braccia che partono, a volte vedi proprio un torace fatto un po' così e poi il braccio che parte così. C'è tutta una struttura da conoscere. Adesso non sono stato a spiegarvi esattamente tutti i punti di inserzione perché veramente diventa complicato. Ma vi basta sapere che c'è una struttura sotto, ci sono dei muscoli e delle strutture ossee che devo conoscere. E con questo spero di aver dato il mio contributo nello scongiurare questa terribile piaga. Qua probabilmente, fatemi fare il precisetto, questo pettorale farei scendere un pochino di più, un pochino più giù, facciamo un po' più, qui poi spesso ci sono più altre linee, giusto per una questione, il capezzolo a questo punto è più giovane. Vedete, qui poi avrete le varie linee d'ombra, se poi voglio giocare qui avrò l'inserzione dello stemma, del mastoide, eccetera, eccetera, va bene. Questo è quanto. Mi interessa che voi capiate che se io voglio passare a disegnare realmente la figura, non posso assolutamente prescindere dall'anatomia. La nostra mente è fatta in modo che se io so che c'è qualcosa, allora riesco a vederla. Se non lo so, probabilmente non la vedrò neanche. Il fatto di disegnare semplicemente quello che vedo a un certo punto ha un limite. Vi ricordo che sono aperte le iscrizioni al corso Disegnare da Maestro, trovate